Un saluto ai nostri telespettatori. Quest'oggi siamo in compagnia del professor Giulio Tarro, che salutiamo e ringraziamo ancora per essere qui nei nostri studi per presentare ancora le puntate della rubrica settimanale che andrà in onda per tutto questo mese all'interno del nostro telegiornale. Dunque, professore Tarro, questa volta ci siamo soffermati su una tematica di estrema importanza e soprattutto di estremo interesse tra i cittadini. La correlazione tra i virus, se ne parla tanto oggi di virus, e le patologie tumorali. C'è davvero questa intesa, questo connubio, questa relazione tra chi contrae un virus, il quale può poi trasformarsi sulla salute umana fino a diventare cancerogeno? Mi fa piacere in particolare trattare questo argomento. Perché si può dire che io l'ho vissuto praticamente da studente di medicina, poi da giovane laureato e poi addirittura con la mia esperienza americana sull'Albert Sabin, che dopo aver messo a punto il vaccino orale per la poliomielite, la paralisi infantile, il suo, diciamo, traguardo principale è stato proprio quello di vedere se c'era questa possibile correlazione fra virus e tumori nell'uomo. Ecco, questo rappresenta un aspetto importante, il testimonio che poi io ho colto da lui, l'ho portato in Italia, dove io sono stato il primo professore ufficiale di urologia oncologica, diciamo, per le nostre università. Perché ecco, rappresenta un argomento che chiaramente io ho vissuto profondamente. E vorrei partire da un esempio. Nel 1911, quindi siamo oltre un secolo addietro, c'è stato il professore Raus che si occupava di patologia animale e dimostrò per la prima volta che poteva esserci un tumore per il pollo, che era un sarcoma, un tumore, diciamo, violento. Ovviamente c'è stato uno scetticismo notevole in tutti, per così dire, i colleghi nell'arco degli anni. E lui però ha aspettato da allora 55 anni per avere nel 1966 il premio Nobel, perché è stata la prima volta che si poteva dimostrare che un virus era in grado praticamente non solo di dare un effetto citopatico nella cellula, ma addirittura di trasformarla in una cellula tumorale. Questo diventa un fatto fondamentale. Poi possiamo pure mettere che c'è una distinzione fra quel virus là che si replicava nella cellula e poteva eventualmente trasformarla e renderla maligna, però essendo presente come tale. L'aspetto principale era di vedere se altri virus, soprattutto quelli a DNA, perciò quelli là della molecola della vita per intenderci, quelli che rappresentano, diciamo, il costituente dei geni, fossero in grado, indipendentemente dalla loro presenza, di poter dare, diciamo, per così dire, il messaggio di malignità. Quindi vuol dire il virus che penetrava nella cellula, poi scompariva, nascondeva in parte alcuni dei suoi geni direttamente nel DNA cellulare e da là poi poteva fornire nel tempo questo messaggio. E quindi portare poi la cellula ad essere trasformata senza la presenza del virus. Però c'erano ovviamente delle tracce del suo passaggio e della sua responsabilità. E questo, diciamo, nella seconda parte degli anni 60, soprattutto, è stato un tema fondamentale negli Stati Uniti, tant'è vero che i massimi esponenti di allora si divisero i virus conosciuti per l'uomo. In particolare a Cincinnati, dove io ero appena arrivato, toccarono i virus erpetici. In altre parti, tipo proprio il National Cancer Institute, c'è il professore Jungner, che si è occupato di parte degli adenovirus, dividendoli, visto che sono molto numerosi anche per la specie umana, col professor Maurice Greene a St. Louis. Poi a Houston c'è il professor Melnick, che sarà poi successivamente anche il presidente della Società Internazionale di Virologia, si è preso altri virus erpetici, tipo il citomegalovirus, e anche il suo allievo Rapp, che poi lavorava a Hershey. Insomma, probabilmente c'è stata questa suddivisione, per vedere sempre che si poteva correlare dei virus conosciuti normalmente per alcune patologie e che potessero però essere in grado di dare questo messaggio di malignità alla cellula, quindi di dimostrare effettivamente.
Ora, c'era allora una notevole sperimentazione che veniva dalla parte animale, non più ovviamente del problema di Raus, del suo sarcoma, ma la possibilità eventualmente che ci potesse essere, come dire, un virus dimostrabile. Io stesso mi trovavo là a Cincinnati perché per un pallino del mio maestro italiano, il professore Magrassi, con la possibilità di associare il virus alle leucemie dell'uomo. Quindi c'era, diciamo, c'era parecchio, diciamo, non un pur parlare, ma si discuteva molto allora nel mondo scientifico di queste possibilità integrative. Ebbene, la cosa fondamentale è stata che già allora il professore Numa in Giappone riusciva ad isolare, per esempio, un virus responsabile di alcune leucemie, che poi fu ripetuto dal dottor Gallo nei Caraibi. Quindi già vediamo questa associazione, però diciamo la possibilità sperimentale di avere un virus come il polioma responsabile di 23 tumori diversi nel criceto, nei roditori, nei topi, e anche un altro virus che per qualche modo si trova anche si trovava perlomeno nelle culture cellulari che erano state utilizzate per fare i vaccini antipolio. L'SV40, un virus della scimmia, allora si usavano le prene di scimmia per coltivare il virus polio, poi si è portato direttamente nei fibroblasti umani, quindi non c'erano più questi virus, per così dire, insoliti per la loro presenza, e quindi qualsiasi correlazione poteva essere messa da parte. Però questi virus, in particolare il polioma e l'SV40, inoculati nell'animale adulto, non davano nessuna, diciamo, trasformazione. Sì. Nel neonato, che era, diciamo, ovviamente privo di difese immunitarie, provocavano poi il tumore dopo la nascita. D'altra parte, se noi utilizzavamo questi virus per trasformare le cellule in culture di tessuto e queste cellule venivano trapiantate all'animale, ovviamente davano il tumore da trapianto, diciamo. Però se questo animale adulto era stato, diciamo, per così dire, inoculato in precedenza col virus vivo che non gli dava il tumore, il virus che non gli dava il tumore gli permetteva all'animale di renderlo resistente al trapianto delle cellule tumorali. Quindi allora già si poteva ipotizzare che ci fosse, ovviamente, un antigene da trapianto che in questi casi gli permetteva una immunoresistenza all'inoculo delle cellule tumorali. Allora questo chiaramente rappresentava un modello da poter poi portare nelle patologie umane per i virus che allora si studiava. Noi affrontammo il problema del virus herpetico, arrivammo quasi a buon punto, poi probabilmente il virus herpetico di allora era soltanto un cofattore, che poi, come sappiamo, c'è stato il papillomavirus. Infatti. Che è stato quello che praticamente ha portato anche, diciamo, alla dimostrazione della sua presenza e quindi della sua responsabilità per la seconda causa di tumore per la donna nel mondo, il tumore del collo dell'utero. Però questo è stato dimostrato, per così dire, e con un vaccino nel 2006. Prima di questo ci sono stati altri virus implicati in qualche modo, il cui lavoro non poteva essere in prospettiva, ma addirittura in retrospettiva. Che cosa voglio dire? Che per esempio l'Italia per la prima volta nel 1990 ha reso obbligatorio il vaccino per il virus dell'epatite B, che di per sé ovviamente era responsabile di una malattia infettiva che chiaramente veniva dalla trasfusione, o perlomeno poteva essere anche una malattia sessualmente trasmissibile. Però la possibilità di bloccare alla nascita, come è stato fatto nel 90, e anche allora per i dodicenni, cioè in età scolare, oggi ci troviamo nel 2017, in cui fortunatamente tutta la nostra popolazione sotto i 39 anni non solo è protetta praticamente da questo tipo di epatite, ma anche da alcuni dei tumori del fegato con cui questo virus è associato. Certo. Cioè, questo, ecco, diventa una possibilità di costruzione retrospettiva, effettivamente la riduzione dei tumori del fegato è legata a questo vaccino, come d'altra parte sappiamo che i tumori del fegato sono anche dal virus dell'epatite C, ma anche da altre sostanze, tipo l'aflatossina.
però chiaramente per via dell'epatite C non c'è un vaccino, però fortunatamente oggi c'è una cura, diciamo, affrontabile anche per via orale, abbastanza importante e sicuramente più efficiente, più efficace di quello che poteva essere stato in precedenza il trattamento con l'interferone e o meno con la ribavirina, con un'altra antivirale. Noi vediamo l'importanza dei vaccini, ecco, questi vaccini che vengono sempre più banditi, ecco, di recente c'è questa tendenza anche dei genitori di non fare i vaccini ai propri figli per paura di andare incontro ad altri tipi di malattie anche più importanti. Invece il vaccino a volte serve a tutelarsi, a proteggersi da patologie che potrebbero insorgere nel corso della vita e che potrebbero essere anche mortali. Ma direi di più in questo caso specifico. Se vogliamo poi proprio parlare del papillomavirus, abbiamo un meccanismo diverso, per così dire, da quello che era stato studiato in precedenza con i virus herpetici o anche con altri virus che poi sono stati trovati associati ai tumori come i virus dell'epatite. Perché? Perché questo papillomavirus, di cui è una famiglia numerosissima, ci sono vari tipi e non tutti sono oncogeni, anzi la maggior parte non sono oncogeni e danno, per così dire, delle malattie fastidiose, sì, perlomeno per quel che riguarda l'aspetto estetico, però quello che il virus è talmente intelligente che riesce a sopprimere proprio a livello, diciamo, della cellula il blocco degli oncogeni. Cioè noi, diciamo, nella nostra nascita, per così dire, abbiamo anche alcuni geni che sono preposti alla proliferazione della cellula stessa, per il nostro accrescimento, per il nostro sviluppo. Però, finito questo, ci sono, diciamo, delle proteine che bloccano ulteriore, diciamo, proliferazione della cellula stessa. E noi li chiamiamo oncosoppressor. Ebbene, il virus si inserisce con delle proteine che fanno parte della sua particella su queste, diciamo, proteine di blocco e li sblocca in maniera che poi di nuovo arriva il messaggio di malignità. E come c'è il tumore del collo dell'utero per la donna, però non solo, sono anche tumori della sfera urogenitale, tumori presumibilmente anche della testa e del collo che sono correlati con lo stesso, diciamo, meccanismo. Ecco l'importanza a questo punto di avere un vaccino che quello là che è stato, diciamo, registrato nel 2006 negli Stati Uniti e che di recente ha avuto, diciamo, la possibilità, dopo 10 anni, di averne un altro in cui sono più ceppi oncogeni contenuti, quindi come vaccino, e che rappresenta sicuramente un ottimo approccio nell'ambito della prevenzione, anche partendo dal fatto che, come si è fatto a suo tempo per la rosolia, non possiamo vaccinare soltanto le femminucce se vogliamo interrompere la catena, per così dire, di infezione virale, ma dobbiamo distribuirla per femminucce e maschietti, ovviamente. E questo sta funzionando, questo tipo di vaccino? Ecco, rassicuriamo anche le mamme. Metterlo in prospettiva, è dal 2006, mentre il virus dell'epatite era retrospettivo. Certo. Sono passati 10 anni, ma c'è una sperimentazione notevole, diciamo, anche prima, e probabilmente quella che sarà, perché fortunatamente tutto questo avviene nel corso di una vita, ci sono lustri e decenni perché ci possa essere questa trasformazione, diciamo, della cellula. Fortunatamente ci troviamo in condizioni oggi non soltanto di ricorrere a un mezzo diagnostico come la colposcopia, per prendere eventualmente la possibilità delle cellule in vetrino, il famoso pap test, la colorazione specifica. Questo ma per fare prevenzione. Nella biologia molecolare, attraverso, diciamo, un meccanismo che si chiama della catena polimerasica, cioè che moltiplica in laboratorio il numero delle particelle virali presenti, questo a livello molecolare dell'acido nucleico, e si può eventualmente vedere se c'è un ceppo oncogenico o meno. Quindi la stessa donna oramai, diciamo, è relativamente abituata a non fare più, diciamo, il pap test, ma eventualmente ad avere un altro sistema di lettura, che è questo qua, appunto, di biologia molecolare, per quel che riguarda la possibilità o meno di andare incontro a un'infezione da un ceppo, perché di dire, oncogenico di papillomavirus. Abbiamo fatto davvero passi da gigante in questo. È importante anche in senso, come dire,
intellettuale, per così certo. dire. E questo vuol dire che la famosa, diciamo, esperienza del professore Raus, che ha aspettato 55 anni per avere, diciamo, per l'animale la dimostrazione, oggi sicuramente c'è stata già per l'uomo, ma ci sono anche degli altri virus oncogeni conosciuti, per esempio il famoso virus di Epstein-Barr. Noi sappiamo che il professore Barkit, che era un chirurgo e lavorava in Centro Africa con i bambinelli affetti da malaria, ma anche da un linfoma particolare che poi ha portato il suo nome. Lui prendeva questi pezzetti di linfoma, li mandava direttamente in Gran Bretagna, dove il dottore Epstein e la dottoressa Barr isolarono il virus che porta il loro nome, il virus di Epstein-Barr, che è un virus benigno perché è quello responsabile della mononucleosi infettiva, però particolarmente in quel centro dell'Africa, per i bambinelli esposti al parassita della malaria, aveva una modificazione di un oncogene che poi col virus, diciamo, presente era responsabile di questo meccanismo, diciamo, di malignità, che è simile a quello che lo stesso virus produce per motivi genetici in Estremo Oriente col nasofaringioma, un altro tipo di tumore. Però a livello globale è un virus, diciamo, benigno per la mononucleosi certo, infettiva, certo. Però può dare anche degli effetti oncogenetici. Ecco per cui eventualmente un eventuale vaccino potrebbe essere non solo, diciamo, di bloccare la mononucleosi infettiva, ma anche, diciamo, almeno di questi due tipi di tumori, è il linfoma di Burkitt e il nasofaringioma. Quindi è proprio scientificamente provata che c'è una certa relazione, soprattutto per determinati virus, che possono trasformarsi e diventare... Beh, abbiamo malignanti. Detto il fatto delle leucemie, no? Esatto. E alcuni tipi di leucemie hanno una responsabilità virale, abbiamo visto l'HTLV1, l'HTLV2, detto cellule capellute, quindi è tutto... Lo stesso HIV fu chiamato HTLV3. Ancora non è sicuro che sia oncogenico, per esempio veniva associato al sarcoma di Kaposi, oggi sappiamo che non è così, sappiamo anche che nella questa ricerca è venuto fuori un altro virus oncogeno della famiglia di herpes virus, responsabile in particolare, diciamo, di alcuni tumori, che è un virus detto di tipo 8, per questa sua responsabilità, diciamo, che veniva una volta associata all'HIV. Quindi, come vediamo, diciamo, i ceppi oncogeni ci sono anche nell'uomo. Professore, se volessimo un attimo soffermarci ancora sulle leucemie, ecco, che cosa si può fare, cosa può fare il singolo individuo rispetto al rischio di contrarre un virus che può poi trasformarsi in leucemia, perché dobbiamo considerare che c'è un aumento notevole dei casi di questo tipo di tumore. Direi che, diciamo, fortunatamente da una parte c'è stato un aumento, però anche è aumentata la possibilità della cura e della guarigione, che con l'associazione del chemioterapico specifico più il trapianto di midollo si è raggiunta appunto questa guarigione, e questo rappresenta chiaramente un grosso successo nel campo medico. I virus che incidono sulle leucemie, particolarmente parliamo di quali tipi di virus? Beh, diciamo, il virus che li abbiamo appena menzionati, e direi che sotto certi aspetti hanno seguito l'evoluzione. In che senso? Noi sappiamo che veniamo dal Centrafrica e poi ci siamo espansi, per così dire, nel resto, allora l'Eurasia, poi addirittura attraverso lo stretto di Bering siamo Nord America e poi Centro-Sud America. Se noi seguiamo, diciamo, l'aspetto sierologico dei soggetti che hanno l'HTLV1, noi possiamo effettivamente riproporre lo stesso, per così dire, la stessa migrazione che c'è stata, e quindi la possibilità di poter dimostrare nei soggetti che praticamente sono andati incontro a questa evoluzione virale anche di avere degli anticorpi nei riguardi di questi virus che potenzialmente possono essere leucemogeni in particolari condizioni. Vedi l'isolamento di Numa in Giappone, vedi l'isolamento di Carlos nei Caraibi. Quindi possono aver sviluppato molti individui degli anticorpi che così lo proteggono da diciamo questi pure virus. Intanto è un fatto sierologico, cioè della presenza del virus. Presumibilmente ci potrebbe essere pure l'aspetto classico della neutralizzazione del virus stesso da parte di anticorpi.
quindi senza necessità poi di vaccini. Ecco, io volevo adesso ribaltare il discorso. Se abbiamo detto che c'è questa correlazione tra virus e tumori, quindi malattie oncologiche, c'è da dire che è forte anche la preoccupazione dell'inverso, cioè che un sovraccarico di vaccini nell'individuo possa poi portare a scatenare invece patologie tumorali. È il caso per esempio dei militari che obbligatoriamente devono effettuare e praticare un certo numero di vaccini e poi si ritrovano ad ammalarsi di tumore. Anche qui c'è, secondo lei, un abuso di vaccini può provocare un effetto contrario? Ma credo che sia questo un punto molto importante, ed è bene che lo chiariamo, anche perché ci sono delle commissioni parlamentari che si succedono, per così dire, per ogni elezione, quindi vuol dire che è un problema, diciamo, da affrontare innanzitutto, conosciuto, certo, e non risolto. Noi dobbiamo sapere che quando noi, in questo caso noi italiani, andiamo per le missioni di pace, i nostri, diciamo, militari sono costretti, per così dire, ad andare da un momento all'altro in una certa sede dove ovviamente ci sono delle malattie verso cui possono essere immediatamente vaccinati. Il problema è che il militare non è come eventualmente il piccolo che viene vaccinato in un certo senso con la fialetta. Abbiamo una vaccinazione in questo caso di massa. Nell'ambito, per così dire, del materiale di partenza che viene utilizzato a livello militare, anche, diciamo, gli ingredienti possono essere non proprio, per così dire, necessari, e possono essere quelli che hanno portato nel 1991, come stata la prima guerra del Golfo, per intenderci, alla possibilità che ci sia stata appunto una sindrome del Golfo per i militari americani che tornavano, per così dire, dal Medio Oriente. Cioè? C'è una serie di patologie che possono essere legate, allora si dice, allo squalene, che per lo squalene viene considerato un ingrediente, quasi una sostanza anticolesterolica, quindi non doveva essere una sostanza, per così dire, che facesse male. In ogni caso ci sono queste sindrome che sono state all'altezza, per così dire, da avere una patologia verso cui chiaramente ci sono state. Cioè il militare che fa vaccinazione potrebbe assumere in dosi eccessive anche sostanze che vengono usate in eccesso, sia come numero di agenti, sia come eventualmente ingredienti che sono legati nelle vaccinazioni, anche dagli metalli pesanti. Questo perché succederebbe, professore? Perché c'è una tossicità direttamente a livello, diciamo, delle nostre cellule, soprattutto di quelle che sono eventualmente le cellule responsabili, per così dire, a livello del nostro midollo, e quindi ecco perché sono le cellule emopoietiche, quindi non solo, per così dire, che possono essere responsabili, ma c'è una risposta immunitaria, certo, addirittura certo, una iperrisposta. E a quel punto c'è pure l'implicazione chiaramente dell'altro braccio immunitario, che è quello legato alle cellule che producono gli anticorpi. Certo, quindi abbiamo una malattia autoimmune, per esempio. Esatto, c'è la risposta dell'individuo, ma potremmo anche dire che bisognerebbe rivedere un po' i dosaggi, ecco, a questi livelli, visti tanti casi. Sicuramente il dosaggio è il numero delle somministrazioni, anche perché oggi, diciamo, finalmente ci cominciano ad esserci anche, per così dire, dei giudizi per alcuni militari, o sono ammalati, o addirittura alcuni sono pure morti, che possono eventualmente avere un'importanza, certamente, diciamo, cioè viene un po' dimostrata la relazione tra i vaccini e il dosaggio degli stessi. Queste commissioni, diciamo, sono state sottoposte allo studio per i militari che siano soggetti o meno a queste somministrazioni, e ovviamente c'è stata e si nota una notevole differenza. E questo è importantissimo, non tanto, insomma, per chi ha contratto già, ma soprattutto per il futuro, per quei militari che ancora oggi sono sottoposti, diciamo, a questo. Ma sicuramente io voglio dare un esempio mio personale. Mi trovavo, diciamo, al Ministero della Marina, allora ero, diciamo, un ufficiale richiamato, e mi trovo per giunta anche nel Comitato Nazionale di Bioetica.
mi sono trovato, diciamo, nel momento dello sbarco dei nostri militari in Somalia. E quindi a quel punto c'era il problema di somministrare loro, addirittura il vaccino, no, c'era già dell'epatite, ma anche quello là della polio, per un richiamo eventualmente. Allora in questi casi per un militare adulto che deve somministrare subito, io stesso che sono allievo di seguito ho dovuto suggerire di fare invece il solito, perché bisognava dare un'iniezione verso cui c'era subito la risposta anticorpale, non potevamo aspettare al decorso, per così dire, del vaccino orale che dava un'infezione, per così dire, immunitaria senza apparentemente la patologia, sto sapendo l'idea. Allora, in queste situazioni bisogna sempre appunto avere una logica in quello che si introduce e anche il momento in cui bisogna che questo dia la sua efficacia, in questo caso un'efficacia immediata. Certo, c'è questa esigenza, dall'altra c'è comunque che c'è una reazione da individuo ad individuo, perché non tutti fortunatamente è andata così. Fortunatamente sono una minoranza. Esatto, la minoranza, ma comunque esiste questa situazione a seconda della risposta, diceva, della predisposizione probabilmente dell'individuo e delle cellule stesse dell'individuo, ma va tenuta in seria considerazione. Insomma, è lo stesso ragionamento che facciamo un po', che anche le mamme fanno quando devono... Diciamo, trasferendo da una situazione a un'altra, effettivamente lo stesso possiamo dire nei riguardi dei vaccini per i più piccoli. Certo. Sappiamo che il vaccino è sempre un farmaco. Quindi sicuramente è fatto a fine di bene, cioè il fatto della prevenzione, e sicuramente sappiamo che alcune malattie non circolano più proprio a causa dei vaccini, che sono dei ottimi mezzi di prevenzione. Ma non possiamo, diciamo, non negare che ci possono essere degli effetti collaterali. E chiaramente a questo punto va anche considerato il soggetto a cui viene fatto. Sicuramente i più piccoli hanno bisogno dell'assenso dei genitori. Ma noi dobbiamo sapere queste cose in maniera che la vaccinazione poi possa essere, per così dire, consapevole. Io le faccio la domanda che oggigiorno in tanti si pongono: è possibile a monte andare a ricercare le cause, o meglio, se c'è una predisposizione del bambino, quindi del neonato, o anche dell'adulto, per esempio del militare, ad una reazione e quindi una controindicazione, una reazione contraria al vaccino? È possibile dal punto di vista genetico? Aspetti generici. Esatto. Perché ovviamente c'è la possibilità di sapere se questo bambino viene eventualmente, per motivi diversi, da genitori che hanno avuto qualche problema personale. Ma nel tratto specifico, se non c'è un'indagine genetica, nasce per esempio con la crosta lattea, sappiamo che è più, diciamo, predisposto a avere una risposta allergica. Allora questo qua chiaramente va... E parliamo di allergia. Va notato, va, per così dire, segnalato. Lo stesso male, chiaramente, che il bambino potrebbe essere, per così dire, nel bimbo specifico, che non possiamo parlare di una vaccinazione di massa, ma nel senso specifico, per alcuni soggetti alcune analisi vanno approfondite, a cominciare dall'emocromo, per così dire, o all'aspetto sierologico nei riguardi eventualmente. Cioè, potremmo arrivare, professore, un domani a consigliare ai genitori, adesso parliamo dei bambini, insomma, della vaccinazione, quella anche diciamo obbligatoria, a prevenirla con un'analisi preventiva dal punto di vista genetico prima di praticare il vaccino? È possibile questo? Credo che potenzialmente potrebbe essere, ma non credo che possa essere in maniera operativa, diciamo, possibile perlomeno, però possiamo incanalare, per dire, i soggetti che potrebbero avere una risposta diversa, alterata, sicuramente una maggiore attenzione. Quindi un'anamnesi innanzitutto del bambino e del neonato potrebbe essere resa indispensabile anche dal pediatra o dal neonatologo, per arrivare poi al caso dei militari. Quindi anche in questo caso si può immaginare di effettuare uno screening preventivo prima di immettere sostanze da vaccino. Certamente un soggetto adulto che ha un deficit immunologico si istituiscono sotto popolazione linfocitaria. Esatto.
anche perché spesso sentiamo parlare, anzi soprattutto negli ultimi anni, di malattie autoimmuni che in sostanza vanno un po' a collimare, ecco, delle reazioni dell'individuo stesso all'ambiente e ai fattori esterni. Anche questo è importante. Beh, da rappresenta considerare. Una patologia molto importante, un meccanismo soprattutto importante, che per spiegarci anche alcune delle malattie cosiddette degenerative. Allora potremmo concludere dicendo che i virus vanno attaccati perché potrebbero degenerare, quindi far degenerare le cellule umane, vanno attaccati con i vaccini, ma anche qui con molta cautela, non è che insomma tutti possiamo pensare di vaccinarci da ogni cosa, perché potrebbero avere anche degli effetti negativi i vaccini sulla salute. Dice bene, perché mi ricorda proprio le parole di Pasteur, che è uno di quelli che ha fondato l'immunologia, che dobbiamo sì essere e prendere in considerazione gli agenti esterni, però sempre il terreno principale è l'organismo, quindi con la sua risposta. Beh, io la ringrazio, professore Tarro, per essere stata ancora in nostra compagnia. Ovviamente di tutto questo parleremo nel corso dei vari appuntamenti della rubrica del venerdì all'interno del nostro telegiornale, curata proprio dal professor Giulio Tarro. Grazie a voi da casa per averci seguito. Arrivederci, arrivederci professore.